brutta roba. Non sono colpito. No. Non era caricato al massimo. Cazzo. Liberty. No. Sì, poi. Ciao. Cioè, sono due in uno. Sono in fila con lo scontrino come dal macellaio. Allora, ragazzi, c'è un problema. Grosso come una casa. Appena utilizzi il bolt gun, appare lo stronzo. Io come cazzo faccio a cambiare il lanciapiano? No, non ti preoccupare. Tu lo cambi e ci spari. Vabbè, tutto salvato lì. Solo lì. Sì. Voltizza. Buona. Sì, perché è rimasto indietro. A posto. E allora prendi la fiamme. Da che parte? Sempre là. Giù di là, ok. Quindi devi ritornare dentro. Allora voltizza perché ti trovi davanti subito il robottino. No, ci stiamo muovendo nei condotti. Dicalo che c'è un condotto appena sopra di te. Allora lui si muove nei condotti. Sì, ma fregatene, vai fuori perché se intanto che tu non ammazzi quello lì o non fai casino, lui non salta fuori. Vai. Vai. È lì. Non t'ha visto. Vai alle spalle e tirai una roccolata. Cazzo, sei dietro. Chi? Alien. No. Vai lì e tirai una roccolata. O gli spari da qui o non ti avvicini. Ho tempo per mirarlo. Vai con calma con la luce. Porca puttana. In realtà c'è entrato il centro. Volevo mirare più preciso. Buono. Cacchio. Hai notato che è più cattivo? Sì. Cioè, proprio... Provo? Vai. Brutta troia, adesso ho tratto io come me. Vai. Carica il salvataggio attuale. Avevate flambato, lo possiamo testimoniare. Sì. Beh, è stronza questa parte, guarda. Vai. No, ti ha visto! Sì, va bene. È un gatto! È vero, è la proprio un gatto! Adesso arriva. Sono fuori! Come on, jerk! Dove hai chiamato? Jerk, coglione in inglese. Ah, ok. Sei coglione. Sei dietro. Buona, ottimo. Corri, Forrest. Toc. Forrest, go. Non vedo più niente. Lagga bestia. Ne upload dei problemi allora. Ma no, non dovrei averne. Non lo so. Cavolo, faccio ad avere problemi. Papà, te stai scaricando qualcosa? Stai scaricando qualcosa? Chiudilo per cortesia. Grazie. Comunque tieni conto che in upload in teoria la connessione è diversa che in download, quindi dai, vai, Rebbe, facci sognare. Da noi va bene. Mi sa che lagava Michele allora. Ha detto no, non è Michele, è Bizio. Pardon. È lì. È proprio lì. Non devo andare. Cazzo, dovevo andare a salvare.
Aspetta un secondo che si ca... Non c'è più. Vai, vai, vai. Oh. Merda, il sintonizzatore non è abbastanza potente. Ma sta arrivando. Come on, baby. Vai via. Bravo. Vai via, cazzone. Occhio. Occhio che mi fa subito, secondo me. Cerca un potenziamento di livello 3 per il sintonizzatore. Cazzo è? Mi è partito il danno del driver della scheda video a tradimento, ecco, ecco perché laggavo. Ah, ecco. Lì lì. Progetto. Granata flash. Cazzo. Sulla mappa te lo farà vedere. No. No. Bene. Ti dà solo l'aria, poi dopo cazzi. Qui. Qui. Non sarò stronzo. Posso dire che non. Aspetta. Mi dà la survival. No. Sentito, Maribel. Copia di Maribel, t'ho sentito, eh. È Maribel. Dai. No, non è Maribel. Dai. Vattene via. Vattene via. Adesso si chiama. Gli ha dato il nome. Per non avere paura dell'alien. Gli abbiamo dato un nome da donna inglese degli anni 50. Ma che ce la puoi fare? Se fosse stato Lambert. L'avevo già fatto. Occhio. Oh, grande. Vabbè, oh, con calma, ragazzi, non sono mica esperto come Lambert. Grande. Ecco, finalmente sfruttato il sistema. Premi il pulsante e basta. E tu? Era questo. Quello che noi volevamo usare. Quello che all'inizio dicevamo, boh, quale cazzo dobbiamo fare? Boh, 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 boh. Adesso se lo sputa da dietro. No, penso che si sia chiusa la cosa. Mamma. Ups. Brutto, fatto male quello lì, non mi piace. No, è texto. Secondo me li vedi che si muovono fuori. Esplode. Sì, ma sta tranquillo che sulla Nesidora adesso abbiamo una bella sorprevina. Non stiamo mica andando alla Nesidora, eh. È una navetta che è stata impostata su un'altra coordinata all'interno della stazione. Non sulla Nesidora. Eh no. Ha detto che la Nesidora. Allora avevo fatto male. Che avevo fatto la Nesidora? Vediamo se è la Nesidora. Questa roba. Questa parte qui è copiata da Alien 1, ragazzi. Copiatissima. Riccardo, mi senti? Molto poco. Ripley, ti stai allontanando troppo. Il collegamento non reggerà per molto. Aveva ragione Rebe, non era Nesidora. Telefonata. Esplora la Nesidora. Avevi ragione. Avevo tu. Hai ragione. Allora sono scemo io. Sì. Texor è decisamente fatta male, sì. È veramente. È dozzinale. Cioè, se tutto il gioco fosse così va bene. Madonna, mi è venuto un colpo, ho detto to l'alien, invece no, sono due. Sono sempre quegli affarini lì, ma secondo me li ha messi così apposta. Certo, per farti venire il colpo. Sono uguali. Sembrano gli evroniani di Papernick. Ah, ma la Nesidora non è la nave quella. La nave dell'inizio? No, la Nesidora è quella che è arrivata a. E che ha. Nostromo. No, papà, il Nostromo è un'altra cosa. Il Nostromo è quello del film. Sì. Qui stiamo parlando della roba del gioco. Che è un'altra roba. Allora all'inizio la loro nave si chiama Nesidora. Tant'è che. La Nesidora non è la nave con la quale hanno riportato la scatola nera della Nostromo? Nel film? No, qui nel gioco. Ok, io avevo capito che la vostra nave all'inizio si chiamasse Nesidora. Secondo me no.
faccio bloccato. Strano. Comunque non. Occhio che è tra i tubi qui l'alien. Sei cieco. Vabbè, come nel film, è copiato dal film sta parte. Non fare tutto il giro del blocco. Sì. Tu fai conto che qui l'alien non ci sia, perché tra l'altro è fatto apposta per farti venire il coccolone alla fine. Vediamo. Vedi? Un vascello commerciale che ha recuperato l'unità di ricordo della nostra. Vedi a vedere tu stesso. Quindi non è la loro nave. Non è la nostra nave. E com'è che si chiama la nostra nave? Allora, il codice del portello, quello nuovo è 4510, ricordiamocelo. 4510. 4510 è facilissimo. Siamo fuori Sevastopol. Marlowe e Foster si sono svegliati per primi. Lei non ha un bel aspetto. Io e Mix stiamo per salire su uno shuttle verso la stazione. Vabbè, questo violerà le procedure di quarantena, giusto? È la nave di Marlo. E lei e sua moglie. Aia. La situazione cosa? Si è scaldata e Mix è la tipa che è stata la moglie. I medici le daranno il via libera e tutto tornerà alla normalità. Ah no, cazzo, ma se ci scoprono appena saliamo a bordo, sapete che io non c'entro niente. Marlo non ci paga abbastanza per questo tipo di cose. Oh, tutti che dicono la stessa roba, eh. La classica frase da alien. La classica frase da gente in una mega corporazione. Sì. Prendi tutto. Devi aprire. Ah. Usa il pulsante. Oh. Cartucce per fucile. Oh, cartucce per fucile. Congratulazioni, cazzo. Ok. Mappa. Riattiva i sistemi della Nesidora. Allora, tra l'altro dicono che la Nesidora è venuta qui con una chiamata che non si sa chi ha fatto. Secondo te chi l'ha fatta? 4510. Lo sai benissimo chi l'ha fatta, è la corporazione. La corporazione, la Wayland. Così si portano via gli alien da lì. C'è un altro anche dall'altra parte, sulla sinistra. Ta-da. Primo generatore partito, destra. Chissà che cosa cazzo ha fatto il reattore nucleare, sa. Che bello. Surprise. Quindi se appena si risistemano i codi dovrebbe questa roba per riattivare i sistemi. Livelli sintonizzatore. Su PCP. Apportatore di sistema. Sto qua è un peccato, è un bel giochino che non hanno mai sfruttato abbastanza. Questo qui del. Ah. Delle barrette. No, è una cosa che non hanno mai sfruttato molto qui. Gioco. Eh sì. Torno porca noi. Va. Ok, no. Riccardo, mi serve. Ho riattivato i circuiti di base della Nesidora. I portelli dovrebbero aprirsi e speriamo torni in luce. Ancora nessuna voce. Ehi, Vince, sono qui. Ehi, hey, Marlo, dove sei, Marlo? Grazie per avermi attivato la corrente. Mi hai risparmiato la prima attaccata. È un corpo che è scappato da prigione. Prova Marlo. Prova. Ecco perché ti serviva una pistola. Prova Marlo. Cazzo ha fatto Marlo. Che devo uccidere. Ed è salito sulla Nesidora. Il problema è perché non ha. Il problema è c'è solamente lui o c'è anche qualcun altro? Allora, per il momento secondo me c'è solo Marlo. Sinistra c'è un recorder.